Guido, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo tante partite in cui avete fatto bene, l'imbattibilità, insomma, però poi ci sta che succeda anche di perdere, capita però sempre con questo Garbi, una squadra che mi sei arrivato quest'anno, normalmente ci castiga sempre. No, vabbè, quello è, secondo me quelli sono casualità, perché queste cose non ci credo molto a queste cose. Sappiamo che il Carpi, perlomeno quello di quest'anno, come valuto quello di quest'anno, è una squadra molto rognosa che gioca male e fa giocare male gli avversari. Gioca molte pallonate, tutti che lottano, palla lunga e cercano di sporcare la partita e lì loro sono bravi. Sono stati più bravi di noi. Diciamo che è una situazione che abbiamo un po' sofferto. Magari poi eravamo brillantissimi come in altre partite, forse? No, sicuramente. Dal campo la sensazione è che il primo tempo abbastanza bene, anche se non eravamo brillanti, però c'era sempre, ogni tanto qualche fiammata la davamo e c'era l'impressione di potergli fargli male, mentre nella ripresa ci siamo spenti e sono venuti fuori loro. Ecco, non c'è la far grave ovviamente, perché la sconfitta ci può stare per ripartire subito. No, sicuramente, certo, non è che non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso, quindi sappiamo che adesso abbiamo trovato una quadratura della squadra, ce la possiamo giocare con tutti, abbiamo fatto anche una gran partita contro il Palermo in casa, che il Palermo è prima in classifica, quindi questo vuol dire che possiamo giocarsi a viso aperto con tutti senza aver paura di nessuno. Poi a volte le prestazioni sono migliori, a volte come col Carpi siamo stati un po' sottotono. Allora, intanto io mi fido una parola sul futuro di Garbi, insomma, perché è una contattiva per la squadra, e comunque anche per un giocatore che è importante per noi. No, sì, certo, Alberto è un giocatore importante per noi, ma poi a prescindere da quello dispiace per il ragazzo, perché si è fatto male quando un compagno di squadra subisce un infortunio e resta fermo magari un mese e mezzo, e sempre dispiace perché sappiamo quanto si soffre star fuori. Finora 4 gol, come sono quelli che pensavi di fare, meglio? Questo primo bilancio di stagione tuo personale? No, sinceramente non sono stato mai uno che ho pensato molto al gol, quanti ne faccio, quanti non ne faccio. Sicuramente sono abbastanza contento, anche se quel problema che ho avuto al ginocchio mi ha fatto allenare un po' male, quindi sono anche un po' calato, ora sto bene e speriamo di tornare a livelli alti e di non avere più problemi. Sì, volevo chiederti proprio di questo, perché il ginocchio si aggiunge al fatto che comunque hai fatto il tiro con i giovani della Talanta, se non ricordo male. C'è qualche accortezza che stai tenendo dal punto di vista fisico, che stai gestendo in qualche modo, temi magari per avere insomma meno forza di quella che... No, anche perché ormai sono faccio ritiro, quindi non è quello che ho preso questa botta al ginocchio contro il Frosinone, qui sono dovuto allenarmi poco per mettermi a disposizione perché avevo un ematoma sull'osso e quello ci fosse solo il tempo lo fa passare, quindi ho perso un po' di allenamenti e quando perdi allenamenti cade anche un po' sotto l'aspetto fisico, però ora è un mese che tolte le vacanze che mi sento bene, a volte si gioca bene, a volte si gioca male, non è sempre la condizione, sono le giornate, a volte va bene, a volte va male. In ogni caso mi esprimete sicuramente meglio con squadre anche con una qualità più alta rispetto a squadre appunto che fanno un gioco speculativo come può essere il Carpi. Come ve lo spiegate questo? Non perché non siate battaglieri, anzi non siate molto battaglieri, eppure insomma... Perché
che con le squadre che con meno qualità magari sono loro ti aspettano più dietro e quindi più difficile trovare spazi, mentre con le squadre di pari livello te la giochi a viso aperto, quindi ci sono più spazi, viene fuori anche la partita più bella. Poi dopo magari contro queste squadre se riesci a sbloccare prima la partita a te finisce 2-0, ma se lo sbloccano prima loro poi si fa pure. La trasferta di Chiara diventa molto importante per la classifica, anche perché insomma la salvezza rimane a diciamo, 20 punti, insomma. Occhio e croce, ma certo poi le dirette concorrenti sono insomma, la sentite particolarmente questa importanza, questo peso? No, sinceramente no, perché è una partita come le altre, sappiamo che dobbiamo arrivare il prima possibile a 50 punti e infatti quello ne può vincere, però sappiamo benissimo che chiunque incontri, soprattutto nel girone di ritorno, sarà sempre dura, perché ovviamente l'andata c'è più tempo per recuperare, quindi l'atteggiamento è un po' diverso, il ritorno il tempo inizia a stringere, quindi ci mettono tutti quanti qualcosa di più. Senti, il mercato è ancora aperto, ma al di là di questo ci sono già arrivati tre compagni nuovi, parlaci un po' di loro, soprattutto come si stanno inserendo diciamo, nel vostro gruppo. No, sicuramente spero che si stiano inserendo bene, perché sono arrivati da una settimana e noi siamo un bel gruppo, ci divertiamo, vediamo, scherziamo tutti insieme, quindi penso sia facile ambientarsi, almeno per me è lo stato, quindi spero che si ambientino il prima possibile, che si trovi. Peraltro sono giocatori che possono dare una mano, Palladino da, diciamo vicino a te, può giocare vicino all'attacco, cosa può dare in più e soprattutto anche magari la fisicità di Mora a centrocampo che può dare una mano. No, sicuramente sono stati presi giocatori validi, altrimenti credo non l'avrebbero presi la società. E ora vediamo, spero che ci daranno tutti una grossa mano, anzi ne sono convinto. Spero che riescano a entrare in condizione il prima possibile, perché Palladino era un po' che non giocava e Mora l'ultimo periodo anche lui non ha giocato molto. E devo dire che a me sinceramente nella settimana piace anche molto di Francesco, secondo me è molto, molto bravo. Dal punto di vista del campionato, ti aspettavi qualcosa di diverso, oppure quello che sta succedendo anche in Venta, insomma era un po' aspettato che Frosinone, Palermo che si staccassero un po'. No, sicuramente inizio campionato quello che si pensavano le squadre più forti erano Palermo, Frosinone e Empoli. Poi sotto ogni anno c'è qualche novità, è sempre un campionato strano, però diciamo che per i primi due posti secondo me si lotteranno loro tre fino alla fine. Grazie.